club fitness deve poter proporre ai propri utenti qualsiasi tipo di servizio, quindi deve avere l'app per prenotare, deve avere sistemi evoluti di pagamento, deve avere lezioni coinvolgenti, e queste lezioni coinvolgenti devono poter seguire l'utente ovunque si trovi. Quindi ok l'esperienza all'interno del club, ma poi se è affezionato a quell'istruttore, se è affezionato a quel personal trainer, ben vengano soluzioni di streaming online, di streaming on demand come Fleetfit, per poter seguire il nostro cliente ovunque e far sì che lui ci segua. Tra le mille novità che vediamo in maniera tumultuosa, ci tiri sempre fuori sia sui social che nei vostri centri, pensi che sarà qualcosa che poi diventerà di largo uso in tutti i centri fitness? Noi giornalmente proponiamo ai nostri clienti all'incirca 18 ore di lezione. Un sistema come questo permette quelle 18 ore di replicarle all'infinito, se no l'ora del lunedì dalle 16 alle 17 dura quel momento, dura quell'istante e poi va perso. Invece in questo modo riusciamo ad avere una memoria digitale, una memoria fitness di tutto quello che facciamo all'interno del club e poterlo riusare e rimettere a reddito quante volte vogliamo. Un altro consiglio per quelli che saranno di qui a breve i nuovi utilizzatori, diciamo gestori, proprietari di un centro. Com'è il rapporto, come va presentato ai clienti questa cosa e anche alle persone che ci devono lavorare? Perché qua si sta parlando di un salto generazionale, perciò anche le persone che ci lavorano hanno bisogno di un'attitudine di trasformazione digitale probabilmente. Sì, assolutamente, è un tipo di servizio che deve essere proposto al giusto target di clientela. Non tutti hanno piacere di farsi riprendere, molti invece ne hanno molto piacere. Quindi assolutamente deve essere ben calibrato, perché come tutti gli strumenti disruptive che abbiamo nel mercato, sono quelli che dobbiamo sapere usare assolutamente meglio. Nell'organizzazione interna, diciamo, c'è qualche cosa che è bene in qualche modo ragionare sin dall'inizio, cercate all'interno dell'organizzazione del vostro club, cioè gli istruttori, la gestione, c'è probabilmente da preparare anche loro prima di inserire questa cosa, dato che anche loro dovranno lavorare in maniera, non diciamo diversa, ma aggiornata. Sicuramente aggiornata, sicuramente ancor più professionali di quanto già non siano professionali, perché saranno sempre a disposizione e il loro pubblico non sono le 20, 25, 30 o 100.000 persone all'interno della sala in cui stanno, ma sono tutte le persone che poi usufruiscono del servizio. Sicuramente un consiglio che mi sento di dare è quello di identificare, noi abbiamo fatto varie prove da questo punto di vista, magari proprio dei corsi specifici, oppure per lanciare delle novità, cioè lanciare la novità, il nuovo allenamento in una modalità totalmente nuova, in un tipo di fruizione totalmente innovativo, può sicuramente essere una chiave di successo.